Ciao a tutti ragazzi, bentornati in compagnia del Lollo su Lollo's Club con la rubrica Le chicche del Lollo. Perché ho voluto portare quest'oggi, il 3 giugno del 2017, Le chicche del Lollo? Perché volevo in qualche modo ringraziarvi con questo video, secondo me molto interessante, una vera e propria chicca, poi la vedremo nel particolare. Volevo ringraziarvi appunto per tutti gli auguri che mi avete fatto, perché è ovviamente il mio compleanno, il 3 giugno. Quindi vi ringrazio, grazie di cuore, un abbraccio e un bacio a tutti quanti coloro che si sono ricordati, ma anche a coloro che non lo hanno fatto, non c'è nessun problema, grazie comunque del seguito. Ragazzi, piccola parentesi, torniamo subito a bomba su questo spettacolare gioco. Amici miei, Forest Village Life is Feudal, che cos'è? Un gioco interessantissimo, uno strategico sandbox, quindi un gioco di strategia molto particolare. Dobbiamo, come obiettivo principale, cosa fare? Ovviamente, essendo un sandbox, costruzione di città e far sopravvivere soprattutto e far crescere la nostra popolazione all'interno di una cittadina del nostro villaggio. Oggi ve lo presento, se vi piace, essendo una chicca, se vi piace commentate, like e lo riporto, così continuiamo ad espandere il nostro villaggio. Iniziamo subito, questo come vedete è il menu principale, andiamo su nuova partita e qui il nome del villaggio, possiamo metterlo a piacimento, vedete randomicamente ci mette dei nomi: Pencourt, White Ridge, Hosrin, Livhoha, non so dove stanno, Charenchester, mi piace Chirenchester, ragazzi, bellissimo, mi piace questo nome qua. Poi ID della mappa, possiamo cambiarla, vedete la conformazione che ci interessa di più, che ci piace di più, anche qua randomicamente vediamo un po', una cosa carina, questa mi piace. Poi dimensioni della mappa, io direi normale. Lasciamo pianure, ma si può scegliere anche colline e montagne, io lascerei pianure all'inizio. Clima mite, va bene. Disastri, ok. Ci sono anche disastri, poi vedremo in seguito. Facciamo ok. Iniziamo, ragazzi. Dai, eccoci qua, ragazzi. Questo è il nostro piccolo villaggio. Come vedete abbiamo tre capanne. Eccole qua. Con dentro le persone che ci abitano e le cose che hanno all'interno della casa, quindi tutti i materiali o la linea da ardere o il cibo che gli permette di sopravvivere. Qua abbiamo il fienile dove ci sono tutte quante le cose utili appunto alla popolazione, quindi da mangiare, legna da ardere, indumenti, e qua abbiamo invece il magazzino delle soprattutto delle cose che utilizziamo per costruire qualcos'altro, una casa o, come vedremo adesso, vi farò vedere cose molto importanti per la sopravvivenza del nostro villaggio. Vedete, siamo ovviamente sulla costa, sul mare, pieno di alberi intorno a noi, molto interessante. Vedo pure dei minerali e delle rocce sparse. Intanto c'è un orso, bisogna stare attenti agli animali perché vanno a dar fastidio soprattutto ai pascoli e agli apiari, ragazzi, apiario, ovvero dove ci sono le api e vanno a mangiare il miele, soprattutto gli orsi. A parte questo, carinissimo, vi spiego un po' il menu. Allora, in alto a sinistra, come vedete, c'è un po' il menu principale del villaggio. Quindi ti dice qui clima e temperatura. Se andiamo qua, 3 gradi, temperatura e meteo. Sopra dice primavera, anno 1. Poi qui invece la popolazione che abbiamo, ovvero abbiamo 6 adulti, 2 adolescenti e 2 bambini. Ovviamente solo gli adulti possono operare e quindi fare costruzioni e poi impiegati come professione all'interno di qualcosa che adesso andremo a fare. Qui poi ti dice il numero di persone inattive e il numero di persone affamate. Per fortuna ancora niente. Questa poi sono tutte le cose qui a destra che abbiamo. Quindi fate conto, 200 tronchi, 120 di pietra, 100 di minerale, 100 argilla, fieno uguale, 340 legna da ardere, ancora la carne niente, 700 di pesce, 900 il pane, 10 il pellame. Vabbè, qualcosa ci dà. Sotto in basso a sinistra, come vedete, c'è il registro delle cose che andremo a fare. Qui invece in basso abbiamo un piccolo menu che ti fa anche avanzare, aumentare la velocità del gioco oppure stoppare il gioco. In basso a destra è importantissimo, c'è un menu fondamentale per iniziare a costruire le varie cose. Questo ve lo farò vedere piano piano anche da subito. E poi in alto a destra la minimappa vicino alla mia faccia.
Ragazzi, io direi mettiamo subito qui cosa? Cosa serve alla popolazione il mangiare? Quindi iniziamo subito. Ah, vi faccio vedere, andiamo su una cosa importante. Informazioni generali, mettiamo pure questo, la professione. Così cosa significa? Che per esempio, vicino al pescatore, procura il pesce, capanna di pesca necessaria, possiamo aggiungere le persone che lavorano all'interno di questa professione. Al momento niente, perché 6 di 6 sono numeri pesanti adulti che non stanno facendo nulla perché ancora non abbiamo costruito nulla. Quindi andremo, io andrei subito a costruire la capanna per il pesce. Quindi, che è importante far mangiare. Quindi andiamo a costruire, sta qua, eccola qua la prima. Capanna pesce, vedete, la possiamo ruotare con R. Io direi di metterla qua così, no? Aspettate, ok, l'entrata è qua, ecco qua. La capanna del pesce la mettere così, ragazzi. Un po' più così. Tac, fatta. Adesso, come vedrete, ci dice di mettere due costruttori, quindi che costruiscono gli edifici e preparano le risorse. Quindi io farei così. Uno e due. Così, vedete? Guardate come iniziano a portare, faccio zoom anche, bellissimo. Che ne pensate? Ditemi pure che ne pensate. La grafica è molto carina, essendo un indistorso, un po' fastidioso qua. Adesso faremo immediatamente, dopo questo, la capanna del cacciatore, ragazzi, così ci toglie tutti gli animali intorno. Facciamo una capanna del cacciatore, magari la mettiamo qua in mezzo, da questa parte, che secondo me, guardate, se più la mettiamo di qua e più va a dar fastidio e a uccidere gli animali e prendere il pellame. Io la metterei qua la capanna del cacciatore, io la faccio subito. Sì, 40 di legno, 20 di pietra e 10 di fieno, vedete quanto serve. Sì, guardate qua, va benissimo, però la vorrei mettere con l'entrata rivolta verso il villaggio, ecco così. Qua. Vedete? Successivamente i costruttori andranno. Ah, ne mettiamo altri due, va. Mi dice che possiamo metterne quattro, così costruiamo pure la capanna del cacciatore. Poi vedete, se vai su una persona che costruisce, possiamo anche andarci in prima persona, vedete? Che figo, visuale in prima persona. Non lo faccio perché altrimenti prendo la sua l'autonomia del giocatore stesso, del player. Come vi dicevo, in basso a sinistra c'è appunto il registro delle cose che stiamo facendo. È veramente carino. Ditemi che ne pensate. È un indie interessante per me al massimo. Però non è finito. Voglio anche fare successivamente una casa. Non una capanna, ma una piccola, una casa piccola. Importantissima. La possiamo già mettere vicino al mare. Guardate qua, la metto, ragazzi. Ve lo dico. Con l'entrata rivolta verso. Dov'è l'entrata? No, facciamo l'entrata rivolta verso il mare, ragazzi, che fighissima. Guardate. Ok, l'entrata di qua. Bellissima. Mettiamo qua la casa. Successivamente andranno. I costruttori andranno a fare la casa. Intanto è finita la capanna di pesca. Se clicchiamo sulla capanna di pesca, possiamo, come vedete sul menu, andare a mettere le persone che lavorano nella professione. Ce ne consiglia tre, ma noi ne andiamo a mettere al momento uno. Così una persona sta qui. Ne lascio una libera perché poi l'andremo a mettere come cacciatore, ovviamente. Nella professione del cacciatore, che è. Intanto stanno costruendo, come vedete, qua, la capanna del cacciatore, poi la metteremo lì. Bene, non è finito. Allora, cosa ci serve? Abbiamo fatto, come vedete, il pescatore, capanna del cacciatore. Ci serve il raccoglitore, che è importantissimo. Oltre che il cacciatore, anche il raccoglitore. Quindi io andrei a fare, ragazzuoli miei, la casa del raccoglitore. La metterei sempre da quella parte, così prende un raggio maggiore, vedete, leggermente fuori dalla, la metterei qui, leggermente fuori dal villaggio, tipo qua, però così, no, aspettate, la metto qua, va, la casa del cacciatore, voglio mettere qua. L'entrata dov'è però?
Non si vede niente perché è già buio. Ah, l'entrata è di qua. No, voglio cambiargli l'entrata. Mettiamola verso il villaggio. Ok, facciamo qua la casa del cacciatore, amici miei. Yes. Dopo andranno a costruire anche la casa del raccoglitore. Scusate. Quindi raccoglie le piante ed è molto importante. Anche le piante sono molto importanti per la vita, appunto, della nostra popolazione, per la sopravvivenza. Non solo quello è importante, sono importanti anche un campo da arare, ovviamente. Quindi faremo un campo da coltivare. E successivamente dobbiamo fare una forestale, quindi abbatte piante e alberi, casa forestale necessaria. E poi un boscaiolo, dove all'interno questo boscaiolo taglierà i tronchi per la legna da ardere. Serve per l'inverno, perché l'inverno è durissimo. Ve lo dico subito, muoiono un sacco di villagers, come dicono i grandi, per ipotermia ovviamente, quindi per freddo. Tanto si può andare avanti un po' con le costruzioni, vedete, per due, così velocizziamo un pochino. Qui è finita, ragazzi, a proposito. Qui è finita alla capanna del cacciatore, mettiamo un'altra persona così inizia a cacciare. Benissimo. Qui stanno costruendo, come vedete, stanno portando le risorse per la casa del raccoglitore. Anzi, no, scusate, stanno facendo la casa piccola. Cosa servono le case? Ovviamente ad incrementare le nascite. Perché poi ci saranno più bambini che nascono, quindi più persone all'interno del nostro villaggio. In questo caso villaggio poi diventerà una città, ovviamente. Cirencester. Bellissimo, ho scelto un gran nome, eh. Ok, questo è senza casa, come vedete. Vedete, il paesano non ha una casa. Appena fatta questa, lui andrà a abitare lì. Non vi preoccupate, in automatico. Questo intanto sta pescando, guardate. Nel frattempo, ragazzi miei, io da questa parte mi faccio anche un campo. Me lo faccio da questa parte. Campo agricolo, come vi dicevo, eccolo qua, il campo. Così vediamo un po' se gli sta bene. Eccolo qua, facciamo il campo da questa parte. L'entrata. L'entrata così. Ok. Tac. E qui ci sarà il campo, ragazzi. Tanto le risorse stanno piano piano si stanno togliendo. Vedete? Stanno diminuendo. 12 solidi tronchi abbiamo. Qua quanto serve? È tronchi 14. Poi in caso mando qualcuno a tagliare questi alberi grossi, qui intorno a noi. Così ci liberano anche un po' di spazio. Il consiglio è sempre meglio tagliare gli alberi più grandi perché ti danno più legna, gli altri farli crescere, quindi aspettare che crescano. Questo vabbè, penso sia ovvio. Però è molto carino, vero? Guardate, guardate che bello il paesaggio. A me piace tantissimo. Spero che vi piaccia anche a voi e che mi dite, ovviamente, sui commenti e anche con i like di portare ancora, perché questo è un gioco veramente spettacolare. Poi può essere anche molto più veloce andando avanti con la velocità del gioco, ovviamente. Adesso l'ho lasciato per due, così si sbrigano. Intanto la casa è fatta, guardate. Casa piccola, all'interno già vivono Kaiden, Camarin, sono due adolescenti, e Illy, un adulto. Qui stanno completando la casa del raccoglitore. Poi metteremo un raccoglitore, ovviamente. Ah, serve legno, ragazzi, guardate, serve legno. Ne manca uno di legno, quindi adesso andremo. Guardate intanto questo qui che ha fatto, ha ucciso quell'orso, avete visto che prende? Cosa sta facendo? Sta trasportando al deposito 4 di pellame. E la carne, ovviamente. Grande. Benissimo, completata questa. Quindi che facciamo? Siccome qui ci dice solo, basta solo un costruttore, gli mettiamo uno qui. E io metterei sto costruttore, lo porterei a tagliare, a minare questa risorsa, quindi l'albero. Quindi come facciamo? Andiamo qui sotto. Ti dice raccogli le risorse, raccogli il legno, lo fai così e prendi. Ecco qua che è andato a minare la risorsa, vedete? Ho cliccato lì sull'albero e lei adesso taglierà quest'albero e ci serve appunto per finire di costruire il campo.
Ragazzi, io lo stoppo un attimo, mi fermo qua. Non mi voglio dilungare troppo sul gioco, vi ho fatto un pochino entrare all'interno del vivo del gioco per farvelo capire, spero per farvelo piacere e amare perché questo è un gioco interessantissimo, non nuovissimo, anche se per me è una chicca perché è spettacolare, l'ho portato anche perché ovviamente è uscita adesso una patch che ha risolto tantissimi piccoli bug, perché i sviluppatori sono sempre in evoluzione, questo è un gioco uscito nel 2016, ma adesso è uscita un'ulteriore patch, la 1.0.6, per chi al gioco lo sa. Ed è una patch che ha risolto tantissimi piccoli problemi. Spero veramente vi piaccia, io vorrei continuare a portarlo come serie del mio canale. Fatemelo sapere. Ragazzi, ancora un abbraccio, un grazie a tutti per gli auguri. Questo è, diciamo, una sorta di regalo per voi. Grazie ancora, ci vediamo la prossima su Lolo's Club, in compagnia sempre del solito Lollo. Ciao ciao!